Buongiorno, benvenuti sul Bo Live. Continuiamo a parlare di teatri e persone, di relazione tra il teatro e le comunità di riferimento. E oggi incontriamo un'esperienza di un teatro storico che è il Teatro della Tosse di Genova con Marina Petrillo e Beatrice Sarosiek. Benvenute e buongiorno. 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 Allora, perché ci incontriamo oggi? Perché voi due siete le ideatrici, le anime di un progetto nuovissimo che è stato in realtà già attivato durante la pandemia e anche di questo parleremo perché immagino non sia stato facile sviluppare un progetto di questo tipo a distanza, di partecipazione e attivazione del territorio delle persone che ruotano attorno al Teatro della Tosse. Di cosa si tratta? Ok, allora il progetto si chiama Theatre Sharing ed è un percorso che ha l'obiettivo finale di rendere il Teatro del Ponente un teatro gestito in maniera condivisa con i cittadini. Il Teatro del Ponente è una sala che si trova nel quartiere di Voltri, quartiere periferico di Genova. Ed è la sala che è stata data in gestione dal 2019 al Teatro della Tosse, in un quartiere completamente nuovo. Il Teatro della Tosse ha la sede principale in centro a Genova. Iniziava quindi nel 2019 una nuova esperienza in un quartiere, ancora diciamo semi sconosciuto. Proprio nel 2019 ci siamo incontrate con Marina, col Teatro della Tosse, grazie a un progetto, un bando della Compagnia di San Paolo, Open to Change, che metteva in relazione degli innovatori con delle istituzioni culturali con l'obiettivo di innovare, trasformare alcuni diciamo, aspetti della relazione con il pubblico di quelle istituzioni. Con Marina e con tutto lo staff del Teatro della Tosse abbiamo ragionato a lungo e siamo arrivati appunto a avere questa idea di sperimentazione. Quindi l'obiettivo è proprio quello di rendere quel teatro un teatro gestito in maniera condivisa con i cittadini. Il percorso si sviluppa in 2 anni, in cui il primo anno, che è stato il 2020, si è concentrato soprattutto sulla struttura Teatro della Tosse. Quindi abbiamo lavorato su una formazione interna dello staff con l'obiettivo di migliorare alcune dinamiche lavorative interne e di acquisire delle competenze, quelle che si chiamano le soft skills, cioè le competenze relazionali che permettono di lavorare bene, insomma, al meglio in gruppo e quindi poi a ricaduta competenze che potevano essere utilizzate anche nel lavoro di coinvolgimento dei cittadini. E il progetto quindi poi è iniziato, il lavoro di coinvolgimento dei cittadini è iniziato nel 2020, ovviamente non ci si aspettava che l'avremmo, è stato ideato nel 2019, quindi pre-pandemia, ed è iniziato nel 2020 in un contesto ovviamente molto cambiato e molto in cambiamento. E quindi da dicembre 2020 è iniziato a riunirsi questo che noi chiamiamo il board del Teatro del Ponente, che vorremmo che fosse un po' una sorta di assemblea, iniziale, un nucleo iniziale di cittadini e associazioni che poi vadano a loro volta a coinvolgere sempre più persone e abitanti del quartiere, ma non solo, in questo processo di condivisione di una serie di decisioni da prendere rispetto all'attività da fare in quel teatro, ma anche attività di ideazione condivisa di progetti. Quindi siamo in una fase iniziale. L'obiettivo finale è proprio quello, appunto, che il teatro rimanga, cioè diventi un progetto di gestione condivisa che dura anche nel tempo. Io sto andando avanti, se avete poi, se voglio, poi fermarmi, fare domande o Marina aggiungere, io se no vado avanti. Ecco, no, una curiosità subito. Vorrei capire poi se appunto questi cittadini andranno proprio a strutturare un vero e proprio calendario, una programmazione, quindi, nel senso che andranno a decidere quali saranno gli spettacoli da proporre. Idealmente sì, questo board comunque avrà anche voce in capitolo rispetto alla programmazione, un po' come se vuoi come il progetto Visionari di Kilowatt, che immagino ti sia noto,
nel senso che è come una specie di comitato di indirizzo legato alle necessità e ai bisogni del territorio, quindi in qualche modo influenza. Dall'altro lato, ovviamente, visto che la gestione del teatro ci viene affidata in quanto direzione artistica, quindi con un compito che è quello di rispettare una direzione artistica, con un'identità precisa, evidentemente poi ci sarà anche una linea artistica propria, che è quella del Teatro della Tosse. Perché sono due mondi che devono potersi parlare, ma non sono due mondi che sono la stessa cosa. Non so se sono stata chiara. Ecco, in questo senso vi chiedo, è chiarissimo, qual è il ritorno da questo tipo di rapporto, da questa relazione? Cosa vi torna? Cosa torna all'artista, all'operatore, dalla relazione con il pubblico, ma anche immagino, potremmo dire i cittadini in generale, perché con questo tipo di progetto, ditemi se sto sbagliando, se lo sto leggendo in maniera sbagliata, si tende e si prova a coinvolgere anche chi magari al teatro non si è mai avvicinato. Quindi in realtà lo scopo, di arrivare, di far partecipare, di attivare un territorio dovrebbe essere anche questo. Sì, decisamente, nel senso che hai ragione, è un modo per arrivare anche a pubblici che non sono abituati ad una fruizione culturale, non in termini continuativi e non in termini strutturati, diciamo che quindi non hanno neanche una formazione, cioè è un modo per fare la formazione dello spettatore. Se proprio vogliamo essere anche così didattici, no? Altrimenti, come dire, lo spettatore si trova un po' in balia di quelle che sono o le mode del momento o soltanto le indicazioni personali, appunto, dei vari registi, direttori artistici o quant'altro, no? E se tu invece inizi piano piano a fare disseminazione e in questa disseminazione li accompagni e non li forzi e quindi riprendi anche, come dire, dal punto in cui loro sono per poi andare avanti, sicuramente ottieni un risultato di ingaggio maggiore e intanto formi, cioè, perché poi la cultura sappiamo che è una struttura normativa da un certo punto di vista, no? Cioè fatta di concetti che sono comuni. Allora, questa base, questo vocabolario, nel momento in cui tu lo semini, poi darà dei frutti. Quali frutti saranno, non lo sappiamo. No. Quello che volevo aggiungere anche alla risposta di prima di Marina, ma in generale rispetto al progetto, è che non si tratta di un comitato di direzione artistica. E gli aspetti di gestione di un teatro sono tanti, no? Stiamo parlando comunque di uno spazio fisico, il Teatro del Ponente è molto grande, con diverse aree che possono essere utilizzate per fare attività non solo di teatro classico, ma anche attività aggregative di diverse tipologie o artistiche, eccetera. Quindi il board contribuisce anche a una riflessione rispetto ai contenuti, ai temi, cioè idealmente, insomma, poi lo stiamo costruendo, ovviamente uno parte con delle idee e poi nel percorso lo vai a capire, no? Facendo le cose, poi si capisce che cosa può diventare quel gruppo di lavoro. Però appunto qualcuno, per esempio, dei partecipanti ci ha detto: io partecipo a questo gruppo di lavoro perché a me interessa che il teatro sia aperto, cioè a prescindere poi da quali sono anche i contenuti, cioè già solo aiutare al fatto che magari si apra una volta in più rispetto al solito, o che comunque rimanga adesso uso la parola servizio magari impropriamente, però che rimanga una possibilità, un'opportunità per quel quartiere, per quel territorio, è importante a prescindere poi anche dal singolo, no, spettacolo che viene programmato. E rispetto ai prossimi step, allora, quello su cui abbiamo lavorato finora è stata un po' la formazione del gruppo, no? Quindi intanto conoscersi, alcuni ovviamente già si conoscevano, però conoscersi all'interno di quella cornice e quindi anche condividere cosa ognuno vede come possibilità rispetto a questo percorso. Abbiamo fatto un lavoro di condivisione rispetto alle motivazioni, sia come singoli, sia come gruppo, quali erano le motivazioni, i valori condivisi, gli obiettivi che ci si immaginava di darci. Quindi abbiamo fatto un lavoro per dedicare un po' una base comune. E poi da lì gli step successivi saranno iniziare a fare delle cose insieme, no? Quindi rendersi un po' operativi,
quello su cui abbiamo fatto già un lavoro sulla comunicazione, sul racconto del progetto. Uno dei membri del comitato del board è esperto si occupa di comic, quindi sta producendo un piccolo video proprio con ideato, disegnato, scritto da lui, che racconta con una metafora qual è il senso del nostro progetto, del gruppo. Proprio una proposta completamente sua e che è stata mostrata agli altri, condivisa con il gruppo di lavoro, eccetera. Poi un altro membro del gruppo è un artista che si occupa di street art, cioè fa delle opere, diciamo, urbane, ha progettato un lavoro da fare dentro gli spazi del teatro, e l'idea è proprio di realizzarlo in maniera condivisa, quindi proprio invitare le persone a contribuire colorando delle parti di questa opera in modo che ognuno metta un pezzettino, no, del lavoro. Poi vorremmo organizzare dei momenti festivi condivisi in cui anche lì ognuno porta le proprie competenze. C'è una persona, ognuno propone, no, delle cose. La referente di una scuola di danza che ha proposto di fare un'attività con le scuole per avvicinarle al teatro. Quindi l'idea è quello che sta diventando, perché poi ovviamente, come dicevo prima, facendo le cose si capisce, un po' un contenitore di esperienze condivise in cui ognuno porta delle proposte e vengono condivise, poi strutturate, e quindi man mano si andrà a capire come anche questo gruppo di lavoro può funzionare, chi altro arriva a coinvolgere, quindi qual è la ricaduta sul territorio. E quindi prossimo step saranno i lavori all'interno del teatro, e poi intorno a settembre-ottobre un momento festivo aperto anche al pubblico, in cui un po' ci si ripresenterà anche al territorio e poi da lì a crescere. Ecco, mi ha colpito molto quello che hai detto poco fa, Beatrice, il cittadino che ti dice l'importante è che sia aperto. E allora vi faccio questa domanda, esattamente questo è il futuro, nel senso è quello che in realtà dovrebbe essere il teatro da sempre, un punto di riferimento per il territorio, al di là degli spettacoli, come state dicendo voi. Lavorando così, a cosa possiamo puntare? Cioè, il futuro del teatro qual è, secondo voi? È una domanda filosofica, non lo sappiamo. Cioè, lo scenario che possiamo immaginare è che il teatro, come sempre, sia, come dire, questo grande specchio in cui guardare. D'altra parte, sai che la parola deriva da guardare in greco, quindi proprio l'osservazione del reale, trasfigurato, chiaramente, per poter avere degli strumenti critici. A me colpisce sempre quando si pensa alla tragedia greca, ma questo te lo dico, io non sono non ho una formazione classica, ho una formazione scientifica, per cui è una cosa che non, così, ho imparato nel tempo, quando penso ai persiani, perché i persiani è una tragedia che è stata scritta dai vincitori sui vinti, e riguarda i vinti, cioè la popolazione che è stata sconfitta, e nel momento in cui la raccontano, questa popolazione la raccontano come una popolazione sofferente, orgogliosa e, come dire, con un grande spirito di nazionale, di cittadinanza, che è stata completamente travolta dalla guerra, distrutta, e questo è un dolore di tutti. Non è un dolore soltanto dei persiani che sono stati sconfitti, uccisi, è un dolore anche degli ateniesi che li hanno uccisi e sconfitti. Quindi in qualche misura, come dire, racconta la guerra dal punto di vista dei vinti per insegnare che la guerra è terribile. Ma qui stiamo parlando di più di 2000 anni fa. Allora, se questa è la funzione del teatro, cioè se è quella di darti appunto di piantare dei semi che ti permettono di stare in una società in maniera inclusiva, integrata, coesa, e di trovare, oltre alla bellezza e alla leggerezza, anche dei concetti etici profondi a cui aderire. Io spero che il futuro del teatro sia gigantesco, enorme, come dire, la cosa migliore che possiamo sperare che cresca in questo tempo.
Ecco, stavi parlando di inclusione di territorio, abbiamo parlato anche prima della storia del Teatro della Tosse. Il Teatro della Tosse nasce nel 1975, anche qui spero di non sbagliare, e tra gli ideatori c'è Emanuele Luzzatti, che avete festeggiato, ricordato ieri 3 giugno, perché è stato il centenario. Quindi io vi chiedo, chiedo magari a Marina, che è più parte integrante del Teatro della Tosse, mentre Beatrice, tu in realtà che ruolo hai? Ecco, per chiudere poi, prima di entrare proprio nella storia della Tosse. Io sono una libera professionista, mi occupo di progettazione culturale, sono appunto indipendente, lavoro su diversi progetti, appunto come raccontavo prima, in questo progetto sono diciamo la parte innovativa, appunto la Compagnia di San Paolo stimolava le enti culturali a dialogare con qualcuno di esterno per trovare anche nuovi modi per rispondere a delle sfide in relazione al pubblico e quindi in questo caso sono la figura, quello che Compagnia di San Paolo chiama l'innovatore, però appunto lavoro poi con Teatro della Tosse, su diversi progetti, sia in ambito di audience development che in ambito di welfare culturale, quindi questo è un po' il mio. Ecco, questo mi sembrava doveroso, giusto per dare, come dire, a chi ci ascolta la possibilità di capire quali sono le figure coinvolte chiaramente in un progetto di questo tipo. Marina, parliamo quindi in sintesi, proviamo chiaramente a fare una sintesi dal 1975, è dura farla in 5 minuti, però proviamo a capire cosa è stato fatto e qual è l'anima, insomma, veramente lo spirito che anima, anzi, il Teatro della Tosse dalle origini ad oggi. Bisognerebbe avere il dono della supersintesi. Diciamo, dal 1975 ad oggi, quello che sicuramente il Teatro della Tosse ha fatto è stato lavorare nei luoghi, una delle caratteristiche più forti, direi, della compagnia, che poi è diventato un teatro stabile, che poi adesso è diventato un teatro di rilevante interesse culturale ed è anche diventato una fondazione per volere proprio di Lele, che ha voluto donare una parte delle sue opere al Teatro della Tosse, a quella che era una cooperativa, che era la cooperativa Teatro della Tosse, è stato proprio quello di abitare i luoghi. Quindi in ogni luogo dove il teatro è stato, da Salita della Tosse, da cui prende il nome, che è stata la prima sede, al Teatro Alcione, che è stata la sede successiva, che era un cinema porno e che nel giro teatro, è ritornato a essere un cinema porno e poi è scomparso, e fino ad arrivare qui in Sant'Agostino, che i teatri di Sant'Agostino sono la struttura che ci ospitano adesso, che ha 3 sale, la prima multisala teatrale, poi abbiamo aggiunto degli altri annessi, per cui abbiamo un laboratorio di scenografia, la costumeria, 2 sale prove, gli spazi esterni, il tetto, il foyer, non so, tutto quello che possiamo usare lo usiamo. Renzo Piano ci ha definiti ladri di piazze di città. È un po' la nostra attitudine, che poi se vuoi è quella proprio antica dei teatranti, no? Cioè se pensi anche ad Amleto, no? Quando arriva la compagnia di attori nomadi, inizia a lavorare, ma Shakespeare stesso era questo. Quindi manteniamo questo carattere, ci rimane sulla pelle, diciamo così.